Allora, sono qua con Solidworks ed è la prima volta che mi capita di vedere nella distinta base le fere di un cuscinetto. Okay. Alla fine questo cuscinetto qui ho capito che è costituito teoricamente da una, due, anello interno, anello esterno e le sfere, a me va bene tutto, ok, però noi lo acquistiamo con un codice unico e dunque questo deve essere fatto con un codice unico. Il problema è che naturalmente è come è stata fatta la distinta, ok, la distinta è stata fatta così, vado qui, solo parti, a questo punto lui mi elenca tutte le parti, invece dovrei fare solo primo livello, ok, però se faccio solo primo livello, come chi ha fatto questo disegno, questo alunno, mi ha messo assieme albero, dunque io ho probabilmente per far prima, non lo so la spiegazione, comunque per far prima ce l'aveva già quello lì, l'ha inserito dentro, però a questo punto poi ho problemi con la distinta base, con la BOMO, ok? Come si vede qua con rientranza, se guardo con rientranza io ho la prima parte, ok, mi va bene, ok? Col tappo coso è questo albero che a mio avviso deve essere come si può dire esploso, ok, perché nell'albero c'è la linguetta, poi c'è il cuscinetto, sotto cuscinetto e così via distanziale, e dunque questo deve essere esploso nel 3D a mio avviso, dissolto, ok. Perché se no è un caos in questa distinta materia, okay? Perché non riesco né a gestirla con vie entranze, né solo parti perché se no c'è tutto, e no, solo primo livello perché se no primo livello assieme albero, questo assieme albero, la 5, deve essere esploso in modo che ho tutte e posso fare solo col solo primo livello. Io direi che questo è il metodo più semplice, ok? Più semplice. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.